ci potete insieme con i capelli. Tutti, noi abbiamo ripercorso la denuncia come era giusto, quello che abbiamo detto. Ovviamente è tutto coperto da segreto d'indagine, quindi non vi posso dire niente assolutamente. Quello che vi posso dire è che abbiamo fatto una compiuta illustrazione di quella che era la denuncia che il dottore San Giuliano ha presentato nei confronti della dottoressa, della signora Bosch. L'ex ministro in che stato è? Alcune agenzie lo davano come molto scuro in volto, arrabbiato. No, il ministro è solo scosso e devo dire a suo onore che il ministro si è dimesso prima di ricevere qualsiasi avviso di garanzia, proprio per la serenità di tutti e anche per quella sua personale che sta cercando di recuperare. E arrivare alle vie legali era inevitabile nel caso di San Assolutamente Giuliano. Sì, perché sarebbe rimasto il sospetto di un ministro ricattabile o ricattato da chissà chi, e invece noi abbiamo presentato la denuncia perché bisogna dimostrare che il ministro non era ricattato da nessuno. Sarà sentito ancora, come diceva prima la giustizia? Beh, questo è rimesso tutto alla magistratura, non mi fate dire altro. Ha fiducia? Ho fiducia piena nella magistratura. Grazie avvocato. Grazie mille. Grazie.